L'estensione delle aree percorse da grandi incendi boschivi in Italia continua ad aumentare. Dagli ultimi dati forniti dall'ISPRA, frutto di un'elaborazione effettuata attraverso il Sistema Europeo di Informazione sugli incendi boschivi, EFIS, risulta che al 23 agosto i roghi hanno colpito quasi 64.000 ettari di superficie, 10.000 dei quali di ecosistemi forestali. Erano meno di 60.000 e poco più di 9.000 di ecosistemi forestali l'8 agosto scorso, data del precedente aggiornamento. Le foreste coinvolte risultano in gran parte macchia mediterranea e lecceti, 63%, nonché superfici ricoperte da boschi e rimboschimenti, 20%. La situazione della Calabria, al netto di trionfalismi e catastrofismi, pur essendo in miglioramento, resta preoccupante perché si tratta della seconda regione più colpita in Italia, benché stia facendo registrare percentuali di gran lunga minori alla prima, cioè la Sicilia. L'89% delle aree bruciate fino ad oggi si divide tra le due regioni, Sicilia 72%, Calabria 17%, e le province italiane con la maggiore superficie interessata da incendi sono quelli di Palermo, oltre 15.800 ettari, di cui il 20% foreste, Reggio Calabria più di 8.500 ettari, il 17% di foreste, e Messina 5.300 ettari, il 19% di foreste. Tra l'8 e il 23 agosto, dunque, nell'arco di 15 giorni, secondo i dati dell'ISPRA, si sono sviluppati in Calabria circa una ventina di grandi incendi. Alcuni eventi si sono ripetuti più volte negli stessi comuni osservabili dal satellite e che hanno colpito gli ecosistemi forestali. Gli ultimi, a partire da più recente nel periodo indicato, si sono verificati a Plataci, Orso Marsa, Cosenza, Nicotera, Vibo, Montebello Ionico, Reggio Calabria, Reggio, Cerzeto e Torano Castello Cosenza, Malvito e Mattafollone Cosenza, Bianco, Reggio, Maida, Catanzaro, Sansosti Cosenza, Cutro Crotone, 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 Scandale Crotone, Grotteria Reggio, Calo Pezzati Cosenza. Secondo Calabria Verde, tra il 15 giugno e il 10 agosto di quest'anno, gli incendi boschivi sono comunque diminuiti rispetto allo stesso periodo del 2022 di circa il 59%, da 572 a 237, ma anche questi dati restituiscono per la provincia di Reggio una situazione critica, se nelle altre aree l'azienda Naus della regione Calabria ha registrato una diminuzione notevole di incendi boschivi dal meno 54% di Cosenza al meno 83% di Crotone. Nel Regino il calo rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso è stato solo del 22%, da 119 incendi boschivi nel 2022 a 93 nel 2023.